C'è in Sichot Aran, che Sichot vuol dire le parlate di Rabbi Nachman, che in italiano lo sto cercando nella saggezza di Rabbi Nachman per chi lo vuole prendere. Abbiamo detto diverse volte, non è la traduzione migliore, però stavo studiando una Sichah del Rav Rosenfeld, che era uno dei primi Rav Arie, Zvi Arie Rosenfeld, che era uno dei primi Hasidei Breslev che viveva in America. Sulla prima Sichah, perché? Perché è connessa in quello che c'è scritto nella parasha di questa settimana in Itro. È arrivato Itro, per chi non lo sapesse, era come si chiama, il suocero di Mosè, era il papà di sua moglie, e c'è scritto che lui era, non era un uomo così a caso, ma era l'uomo che era tipo un sacerdote di tutte le idolatrie che c'erano nel mondo, le aveva fatte tutte, tutte. Fin quando poi è arrivato, dopo che ha sentito quello che è successo al popolo ebraico che sono usciti dall'Egitto, allora è venuto e è entrato a far parte del popolo ebraico. Addirittura tutta la parasha, vuol dire la porzione settimanale, si chiama a nome suo Itro, proprio per insegnarci che non importa quanto in basso siamo caduti, non importa quanto abbiamo fatto idolatrie, non importa se sei ebreo o non sei ebreo, se hai l'anima che viene dal mondo azziluto, dal mondo più basso, che oggi o questa settimana una persona mi ha chiesto una cosa del genere, non importa da dove arrivi, guarda Itro ha fatto tutte le idolatrie che noi neanche abbiamo idea, proprio anche quelle zozze, quelle sporche, di tutto. E poi si è avvicinato alla Torah, ancora non aveva fatto niente, e la Torah gli nomina proprio una parasha. Addirittura Rabbi Nachman in una Torah dice che da qua impariamo quanto più uno è lontano e si avvicina a Dio, più Dio è contento. Quindi diciamo che ognuno di noi ha una marea di possibilità di rendere contento Dio. Ogni cosa piccola, non importa dove sei caduto, ogni cosa piccola che fai nel buio dove ti trovi è enorme. Allora lui in pratica c'è scritto nel verso, siamo al capitolo 18 della Torah, nel verso numero 11, c'è scritto Atai Adati, Ki Gadol Adonai Mikol Elohim. Che vuol dire, ora io riconosco, Atta vuol dire ora io riconosco che il Signore, Yud-Kevav, che è il nome di Dio, è più grande di qualsiasi divinità, ok? Poi dice, poiché nella maniera che gli egiziani si insolentirono. Ma il punto è che Pitom Itro ha visto quanto Dio è grande. E mi piace perché è collegato in quello che c'è scritto nei Salmi, che però a quel giro lo dice Davide Amere, guarda l'umiltà di Davide Amere, che lo dice proprio allo stesso modo, quasi, dice, che anni dati, dice, perché io sapevo che Dio è grande più su tutti gli altri dei, ok, lo stesso concetto, però dice qua, in pratica, Rabbi Natan parte Sichot Aran, cioè Rabbi Natan, che ha scritto tutte le Sichot, vuol dire anche le parlate che ha detto Rabbi Nachman, si basa su questa Torah per insegnare quello che c'è scritto nei Teilim, dice che Davide Amelech ha detto perché io sapevo, perché qua vediamo invece Itro che dice Atai Adati, anche lui dice Atta, ora sapevo, cosa vuol dire ora sapevo? Anche perché Davide Amelech dice perché io sapevo che è grande Dio. Rabbi Natan, Rabbi Nachman inizia Sichot Aran dicendo io sapevo e non sapevo al passato perché la mia conoscenza di Dio che avevo 10 minuti fa non è come la conoscenza che ho oggi. Il tempo passa, tutto va avanti e io la grandezza di Dio che conoscevo quando mi sono sposato il giorno del matrimonio, oggi non è la stessa grandezza che conosco. Quando una persona ha un figlio, la connessione che si trova in determinati momenti della vita, poi passa il tempo e si dimentica, rimane soltanto. Ah, un sapore, rimane come quando si chiama Reshimo, è come quando finisci la bottiglietta del profumo, rimane ancora il profumo, ma non c'è il profumo dentro, in sé. La stessa cosa dice Davide Amelech, e i tro dicono io sapevo, e dice perché dice io? Perché io sapevo e non qualcun altro, non posso passarlo a qualcun altro. Io sapevo al passato, cioè perché la grandezza di Dio che riconosco io non riesco a passarla a qualcun altro. Ognuno di noi, se potessimo passarcelo uno con l'altro, quanto è grande Dio, ognuno di noi che riceve i miracoli, per quello bisogna parlare, almeno anche a noi rimane un po' il sapore uno con l'altro. E il Rav Rosenfeld partiva proprio da questa Torah e
E dice, parte sul concetto di chi è lo tzaddik emet, chi è il vero tzaddik, chi è il vero, il tzaddik vuol dire giusto, almeno non lo ripetiamo tante volte, però chi è il tzaddik emet vuol dire il vero giusto, emet vuol dire verità, chi è il vero tzaddik, perché ci sono tanti che vengono e dicono io sono lo tzaddik, giusto? Parte dicendo che è molto appropriato che Rabbeinu incomincia proprio dal tema dello tzaddik emet, perché il Rav Rosenberg ricorda che lo tzaddik vero rappresenta la sfira degli Yesod, vuol dire la sefira degli Yesod, del fondamento, che parla appunto dello tzaddik emet, e Rav Rosenfeld ritorna e dice che lo tzaddik emet è Rabbeinu. Rabbi Nachman è lo tzaddik emet, perché chi può parlare dello tzaddik emet, cioè può parlare, non noi che ne parliamo così, chi mamash ti spiega i lavori che fa lo tzaddik emet, vuol dire che sa che lavori fa, quindi vuol dire evidentemente che si trova in quella direzione. Allora, tzaddik, abbiamo detto che è il fondamento del mondo, cosa ce ne frega? Perché è il fondamento del mondo, è il fondamento di tutta la creazione, vuol dire che tutta la creazione si basa su di lui, è il fondamento di tutta la creazione, è anche chiamato Kol. Kol c'è scritto, Kol vuol dire sia voce che tutto in ebraico, ok? E lo tzaddik, troviamo che la parola Kol è espressa anche da David Amelech in un altro salmo, dove dice a Kol Kol Yaakov, giusto? La voce di Yaakov, però anche nei Teilim c'è scritto Kol Bashamayim Uvarez, vuol dire tutto quello che c'è in cielo c'è nella terra, da lì impare Kol, chi Kol Bashamayim Uvarez, quello che c'è. Lo tzaddik emet, che è Kol, rappresenta Kol, è colui che contiene tutto quello che c'è in cielo anche qua nella terra. Ma se quello che c'è in cielo è anche in terra ed è nello tzaddik, stiamo parlando di Dio, giusto? E qui ci si può molto rimbambire, uno dice ma allora è Dio che no, lo tzaddik emet è misdame, vuol dire che si modella con Dio, si modella con la Torah, quello che c'è scritto nella Torah, una persona si deve modellare, lo tzaddik ancora di più si modella secondo la volontà di Dio, quindi è il più vicino, tra virgolette, al creatore, ad Hashem, quindi vuol dire perché si è più modellato, ok? Quindi qual è il significato di tutto quello che c'è in cielo c'è anche in terra? Perché abbiamo detto che non può, perché in cielo c'è Dio, no? Rabbeinu spiega che il vero tzaddik è così grande che può effettivamente elevarsi alle altezze sopra il nostro universo, sopra la parte terrena, sopra la creazione, può passare ai mondi successivi. Perché c'è scritto che lo tzaddik a Emet, il vero tzaddik, ci insegna Rabbeinu che può arrivare fino al mondo dell'Azilut. Cosa vuol dire? Ci sono quattro mondi, che sono quattro mondi fondamentali. L'abbiamo detto anche altre volte, però è buono riportarlo. Però la Kabbalah ci insegna che ci sono quattro mondi fondamentali. Il mondo dove ci ritroviamo noi si chiama Olam Asiyah, vuol dire il mondo della Asiyah, che si riferisce non solo a questa terra, ma a tutta la creazione materiale, ok? E questo si riferisce a tutto, per esempio il cielo, le stelle, tutto quello che ci circonda, il sole, la luna, tutti i pianeti, quello che noi chiamiamo l'universo, include anche il cielo, ovviamente il cielo che noi vediamo, che però a noi sembra un cielo spirituale, ma anche il cielo rappresenta un cielo materiale. Il cielo come noi lo vediamo fa parte dell'Olam Asiyah, vuol dire del mondo Asiyah, e il cielo non è spirituale, come abbiamo detto. E al di sopra di questa parte della creazione, al di sopra di questo universo, che abbiamo detto che è quello materiale, arriviamo al mondo successivo che si chiama il mondo della Yetzirah, che è puramente spirituale, e questo mondo è il mondo degli angeli. Come questo mondo della Sia, la maggior parte è negativo e ha poco di buono, questa parte invece più elevata è spirituale, a metà. Ci sono angeli buoni e ci sono angeli negativi, però proprio come nella terra ci sono una marea, un'infinità, neanche un'infinità perché il numero è finito, però ci sono una marea di tipi di esseri viventi, che possono essere dagli esseri umani a quello animale, o essere intelligente, può essere un fiore, ci sono una marea di creature, di esseri viventi. A questa parte del cielo, anche che si chiama Olama Yetzirah, vuol dire che è il mondo, visto da noi è un mondo un po' più in alto, però
Anche lì abbiamo sempre dei concetti, appunto parlavamo, diciamo, ah, com'è che l'anima dei gentili viene dal mondo Assia, quella degli ebrei, c'è scritto che viene da un'anima Bria, ma non vuol dire che uno è più alto e più basso, non vuol dire quello. Dal nostro punto di vista allora dici che è più alto e più basso, però come c'è scritto che chi arriva in alto dice Olam Hafuchait, ho visto il mondo al contrario, ho visto il mondo al contrario, e ancora di più uno va giù e torna su, è ancora più grande la cosa, quindi... Ecco, sono questi concetti, capito, che vengono su dal nostro ego, di ma io, ma voglio essere il più alto, anch'io voglio essere il Kohen Gadol. Ma chi mi ha detto che in cielo non hanno scritto che io devo essere il grande sacerdote? Oh, voglio essere come Mosè, no? Come è una frase che è risaputa da tanto, che si dice sempre. Quando arriverai in cielo a 120 anni, che lasciamo questo mondo, non ti diranno perché non sei stato Mosè, ti chiederanno perché non sei stato Edoardo David Galliani. È quello che devo fare io. È quello il bicchiere che ho io. Ok, è un bicchiere piccolo così, perché rispetto alle generazioni precedenti, i nostri bicchieri sono proprio una roba ridicola. Ah, ma anche quello ho fatica io a farlo crescere. Quindi focalizziamoci su quello che dobbiamo fare noi, il nostro lavoro. Allora abbiamo detto che il mondo, quello più elevato, anche lì. Ci sono diversi livelli di angeli, diverse dimensioni e diverse grandezze. Il più basso, il più piccolo di questi angeli, c'è scritto che ha delle dimensioni enormi, cioè che è più grande di qualsiasi cosa che esiste sulla Terra. E per renderlo più chiaro, la Gemara dice che in Maseret Psachim, credo 94, che Tzadik Dalet vuol dire a pagina 94 Amud Alef, vuol dire prima parte, dice che la Terra è piccola rispetto a tutti gli altri pianeti. Tu vedi tutti i pianeti, tutte le stelle. La Terra è considerata un pianeta piccolo. È considerato un pianeta piccolo, anche quelli che trovi lontani a milioni di anni luce. La Terra rispetto a loro è piccolo, e quando prendi il numero infinito di questi pianeti, tutti messi insieme in questo universo, ci sono milioni di anni luce e così via, nel mezzo c'è questo. Il punto, una volta abbiamo chiesto al Rav come mai Dio ha fatto un universo così grande che non potrei mai arrivarci, dall'altra parte sono migliaia e migliaia di anni luce, non riusciamo ancora ad arrivare alla velocità della luce, figurati fin quando riusciamo ad arrivare alla fine dell'universo, è soltanto non puoi mai capire quanto è grande Dio. Il fatto di quanto sei piccolo e quanto è grande l'universo, una minima... Ti può dare un'idea un po' del senza fine di cui stiamo parlando. E quel senza fine è così grande che ne frega di te. Questa rende, per tornare a quello che abbiamo detto prima, la grandezza di Dio che è così grande gliene frega di una nullità come noi. Veramente gliene frega. Io adesso ho aggiunto una nullità perché per lui non è che siamo una nullità, siamo... I miei bambini, guarda questo casino di mondo, guarda come parlano di me, pensano di me. Hey! Allora, per tornare a noi, abbiamo detto che l'intero spazio è più piccolo del dito di un angelo del mondo della Yetzirah. Tutto lo spazio è come il pollicione di un angelo del mondo dell'Azilut, ok? Perché è difficile concepire queste cose. Ci sono libri, se Dio vuole, magari poi ve lo vedo, che hanno scritto ai tempi dei Tanaim, 3.000 anni fa, con i nomi degli angeli, chi è salito in alto, che angeli ha visto, e scrive i nomi, nomi lunghi così, nomi così. È un libro che io ogni tanto li leggo solo, non li leggo neanche pronunciandoli, guardi soltanto i nomi e vai avanti così, giusto per che almeno i miei occhi abbiano visto queste lettere almeno una volta nella vita, solo per quello, così, passi così. Il più piccolo ha il suo pollicione più grande di tutto il nostro universo. Quindi immaginiamo il resto di questi angeli, se il più piccolo è così grande, immaginate quelli grandi, immaginate le dimensioni del resto dell'universo dove vivono loro, del mondo dell'Azilut. Non abbiamo molto, cioè non abbiamo la possibilità di concepire queste grandezze, ok? E non abbiamo la possibilità di concepire di cosa vuol dire grandezza nel mondo spirituale. E quindi la domanda è se questo spirituale... Se questo è spirituale, qual è la differenza? Se la dimensione è un miglio o un milione di miglia, cosa cambia? Se noi potessimo capire una minima del mondo materiale e spirituale, se potessimo capire una minima ancora di più, diciamo, del mondo spirituale, capiremmo
che c'è una marea di differenze, e la differenza è così grande che anche la più piccola parte di questo angelo che abbiamo detto, il più piccolo, è più grande dell'intero universo. Quindi siamo costretti a usare il termine che in ebraico si dice kivyechol, che esatto, in italiano vuol dire per così dire, o per dire così, si dice kivyechol. Quindi anche noi quando parliamo di questi mondi più elevati diciamo kivyechol, che vuol dire proprio per dire, per così dire, per dire così, una cosa del genere, giusto per dire, ok? Perché siamo costretti a per parlarne siamo costretti a utilizzare un qualcosa che possiamo capire, che la nostra mente può concepire, ok? Anche se in realtà non è veramente così, come diciamo, è soltanto un po' per... E quindi ci sono 10 sfirote, in ogni mondo c'è sopra un tetto, come ho detto, la Masia c'è il tetto che diventa il soffitto diventa il pavimento del mondo Azilut e così via, vai ancora più in alto in questi 4 mondi, e quindi quando andiamo in quel tetto arriviamo all'altro mondo, quando arriviamo al tetto arriviamo al pavimento del mondo dopo, che per esempio dopo l'Olama Yetzirah si chiama Olama Bria. L'Olama Bria, kivyechol, per così dire, è il nome che contiene il trono di Dio, per così dire, come abbiamo detto che anche il nome che noi chiamiamo Dio si chiama Hashem. Hashem, uno dice Baruch Hashem, vuol dire benedetto Hashem, benedetto... Molti credono che è il nome di Dio, no, non è il nome, Hashem vuol dire il nome. Non abbiamo neanche idea di qual è il nome del senza fine. E anche il nome che noi conosciamo è nei nostri, questi 4 mondi, conosciamo il nome Yud-Kei Vav-Kei, che non è tutto il nome, per tutto il nome ha 72 lettere, lo conosceva il grande sacerdote. Noi conosciamo anche Yud-Kei Vav-Kei, che non lo diciamo neanche esplicito perché non vogliamo svegliare delle energie così. E poi c'è scritto di non pronunciarlo a vuoto. E quindi il fatto, come si dice, che noi parliamo di questo mondo dove c'è il trono e tutto, stiamo parlando dove Hashem si siede, kivyechol, vuol dire per così dire, e i più grandi degli angeli sono ancora sotto questo trono, i più grandi degli angeli di quel mondo, del Bria, quindi viene chiamato questo trono, che non abbiamo idea, ogni cosa che diciamo è tutto kivyechol, per così dire, però questa parte qua del mondo a Bria, dove la maggior parte è buono e c'è pochissimo male dentro, si chiama la Merkavah. La Merkavah vuol dire il carro. Il carro vuol dire è un carro spirituale, che c'è scritto nei libri, nello Zohar, nei libri di Kabbalah, della Rizal, che c'è scritto che la sostengono, la Merkavah, Avraham, Yitzhak e Yaakov, e anche David Ameler, sono in 4. E le quattro parti che sostengono questo carro, ovviamente sono tutte cose spirituali che, come abbiamo detto prima, possiamo solo dire kivyechol, che vuol dire soltanto per così dire. Queste sono rappresentate anche queste quattro parti che sostengono il carro, sono anche considerati da 4 animali che tengono la Merkavah, sono a forma di angeli. Bisogna andare a vederlo, chi vuole, credo che sia in Yechezkel 1:5, chi vuol vederlo. Al di sopra che tra l'altro Yechezkel era il più basso dei profeti, tra virgolette, però perché è dovuto andare in Galut, vuol dire in esilio, però c'è una storia anche su tutta la però lui è riuscito a vedere questo mondo, per dire, ok, è riuscito a vedere la Merkavah, vuol dire il carro. Al di sopra di questo mondo, noi, kivyechol, come diciamo fino adesso, lo ripeteremo fin quando lo impariamo tutti, arriviamo a un mondo superiore che si chiama Olam Atzilut. Olam Atzilut, per quanto ci riguarda, parlando di mondi dal nostro punto di vista, è il mondo più alto, è il mondo più superiore, da dove siamo in basso noi. È il mondo più elevato, infatti la parola Atzilut vuol dire viene da Etzlo, vuol dire da lui. Ok, quindi è il mondo che è più vicino a Dio dal nostro punto di vista, ed è più alto di qualsiasi cosa che abbiamo menzionato fino adesso, ed è al di sopra della nostra concezione, della nostra immaginazione, non può essere descritto. Qualsiasi cosa dici non sarà mai quello che c'è, oppure è tutto quello che c'è. E questi 4 mondi corrispondono alle lettere del nome Yud-Kei Vav-Kei, vuol dire le lettere Yud corrispondono al nome Atzilut, e così via. Senza entrare nei dettagli, però Yud-Kei Vav-Kei sono i 4 mondi, rappresentano le 4 lettere. La Hei rappresenta, abbiamo detto, il trono del mondo della Bria, la Vav è il mondo degli angeli, il mondo del Zirah, e la lettera finale, la Hei, rappresenta questa parte umile del mondo, quella della creazione.
As Rabbeinu Zichrono Livracha ci dice che il vero tzaddik può viaggiare da tutti i mondi, può andare su, può andare giù, ma Mamash può salire, tutti i mondi può salire, fino al mondo degli angeli, poi attraversa il mondo quello del trono, e può arrivare addirittura al vero tzaddik, il tzaddik Emet, può arrivare anche oltre il trono di HaKadosh Baruch Hu, arrivare Ezlo, da lui. Possono arrivare fino al mondo Azilut, così dice. Beh, sono pochissimi in tutta la storia, così dice Rabbeinu. Allora, è importante notare che un viaggio sulla Luna o su Marte non sono nulla un viaggio del genere, quindi è ovvio che ci può sembrare tutto astratto, ovviamente, però rimaniamo a quello che ci insegna Rav Rosenfeld, quello che porta allo Zohar, quello che ci insegna Rabbi Nachman, però solo per capire, cioè per noi, per renderci conto, perché ti dicono, vai in questo mondo, no, il viaggio su Marte è un nulla, il vero tzaddik può arrivare ai posti ancora più elevati, questa testimonianza è la testimonianza di tzaddikim che hanno fatto questo viaggio, e ovviamente a noi ci sembra da pazzi, perché quando leggi come dice Rabbi Nachman, l'ha scritto quando aveva 6 anni, più una persona è lontano dalla verità, chi è nella verità? Gli sembra un pazzo? Questi scrivono tutti i nomi degli angeli, scritti 3000 anni fa, a noi sembra magia nera, invece no, ti scrivono tutti qua, sono arrivato qua, ho visto questo, ma un libro così di nomi di angeli, ma cosa te ne fai? Che bisogna sapere che ci sono quegli angeli, ci sono tzaddikim che sanno che c'è questo, quello lo sanno, arrivi su, sai chi chiamare, chi fare, ok? La testimonianza di chi ha fatto sto viaggio è Rabbi Nachman te lo dice, ma Rabbi Nachman quando l'ha detto dice non sono stato il solo a fare sto viaggio, non sono l'unico a essere arrivato fino a lì, ha detto che anche il Baal Shem Tov, che era il suo bisnonno, sì, il papà di sua mamma, il nonno di sua madre, anche lui l'ha fatto, anche la Rizal, il più grande Mekubal, anche lui l'ha fatto, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, dice che i veri tzaddikim hanno il potere di salire su tutti questi mondi celesti, è solo che Rabbi Nachman ha detto che non si è, la differenza dice Rabbi Nachman ha detto io non mi sono fermato al mondo Azilut perché c'è ancora di più sopra, la Rizal dice che c'è un mondo che si chiama Akolam Kadmon, non possiamo nemmeno discutere, infatti c'è scritto che di lì neanche devi parlare, perché come abbiamo detto diverse volte, non hai la concezione per parlare di certe cose. Rabbi Nachman, secondo il Bracha, era così grande che poteva viaggiare attraverso questi mondi, e attraverso i mondi sopra questi 4 mondi addirittura, e per quello che diciamo, molte volte dicono, Rabbi Nachman era un bravo psicologo, è un'offesa, era un genio nel conoscere l'animo umano, è un'offesa, stiamo parlando di chi riesce ad arrivare fino a sopra tutti i mondi, questi 4 mondi, appunto se secondo la Kabbalah, cioè esistono perché HaKadosh Baruch Hu è infinito, Hashem è infinito, è il senza fine, non esiste fine, noi in ebraico ogni volta dice non sia mai che c'è una fine, il Ramat Valli nel libro quello I 7 giorni della verità scrive che credere che Dio è diviso in 2, in 3, in 4, in 5, anche solo credere che Dio è diviso in 2 è una blasfemia, perché vuol dire che finisce da una parte e incomincia l'altra. Dio è il senza fine, non ha limite, non esiste limite, Chas v'Shalom, sia mai. Questi 4 mondi sono ancora 4, ma al di sopra di questo c'è una quantità infinita per arrivare ad Hashem, che ovviamente anche lui è impossibile arrivare ad Hashem veramente, perché anche lui è infinito. Lui stesso è infinito, noi diciamo in ebraico lo chiamiamo En Sof, vuol dire il senza fine, l'infinito. Il En Sof vuol dire non c'è fine, è solo Hashem è infinito, solo lui è infinito, non c'è nessun tzaddik che è infinito, ok? Quindi anche gli tzaddikim, quello che stiamo dicendo che arriva in alto, con tutto il kavod, vuol dire con tutto l'onore che possiamo dare a tzaddikim così, che riescono ad arrivare così in alto, ma non è Dio, Dio è senza fine. Hashem. Quindi lo tzaddik emet vuol dire il vero giusto che ha questo potere, come abbiamo detto, chi colba shamay muvaret, vuol dire che è tutto quello che c'è in cielo c'è anche in terra, va al di sopra di tutto quello che è nei cieli, e a noi sembra che questo atto del vero tzaddik sia il più grande atto possibile, il fatto di andare sopra tutti i mondi, attraverso i cieli, può elevarsi fino alle aree più elevate della santità, ma c'è qualcosa ancora di più grande del fatto di poter salire in tutti i mondi. Adesso tu mi dirai cos'è che c'è ancora di più grande di salire all'infinito, sopra al trono, cos'è che c'è ancora più grande? La cosa più grande è che il vero tzaddik ha il potere anche di scendere.
che è ancora più grande del salire. Il salire tutti vogliono salire, vogliono conoscere, vogliono andare. La grandezza dello tzaddik che è in un posto così e dice fammi andare giù a aiutare i miei fratelli, fammi andare giù a aiutare i miei amici, fammi andare giù a aiutare l'umanità. Non importa quanto in basso sia scesa una persona, quanto sia malvagia, quanti peccati abbia fatto, anche lo tzaddik può venire dove sei tu, dove sono io, dove la persona più malvagia si trova. Quando una persona commette un peccato si allontana dalla sua vicinanza con la santità e quindi dalla sua vicinanza ovviamente con Dio e quindi compiendo un atto contro la volontà di Dio è caduto, come vi ho detto, si chiama nefilà o yeridà ed è un atto di discesa. Una persona che commette più peccati scende ancora più in basso, va in giù e quindi è ancora più difficile tornare indietro. Quanto più si trova distante dal sentirsi vicino a Dio, allora tanto minore la possibilità che sente che può tornare. Più una persona ti abbatte, più ti rende impossibile, ti schiaccia, ti sembra impossibile poter riuscire da quella situazione. Quanto più una persona scende, quanto più viene spinto giù, a ritmo ancora più veloce, come se... Perché Chazal, i nostri Chachamim, Zichronei Bracha, ci insegnano che quando un uomo fa un peccato, viene assistito. Perché c'è scritto, dove un uomo vuole andare, così si aprono le porte. Vuoi andare a fare i peccati? Ti aprono le porte. Vuoi andare vicino alla Gdusha? Ti aprono le porte, ti aiutano nella direzione dove vuoi andare, vai. Infatti Rabbi Nachman dice che la cosa più importante è il volere. Può essere che sei nei peccati, ma dici, Hashem, io voglio avvicinarmi a te. Pian piano ti tira fuori. Se vuoi commettere un peccato, la porta è aperta. È sempre aperta la porta, sia mai. Tuttavia la persona che è scesa molto in basso può ancora ricordare a se stessa le mitzvot della Torah. Secondo in basso, come abbiamo detto prima, Itro, hai fatto tutti i peccati, tutte le idolatrie del mondo, ti svegli e dici voglio tornare a Dio, cosa fate? È andato da Mosè, è andato, ha fatto un po' di passi, è arrivato fino a là, neanche è andato in Egitto, è andato dopo che erano usciti, era già sulla strada lui, è arrivato sulla strada, si è aggregato a loro, non sapeva neanche se si aggregavano, no? Guarda, è andato una parasha per l'eternità, la parasha a nome suo. A quella persona, quindi vuol dire anche fare una cosa piccola, è enorme, fai un casino in tutti i mondi. Nonostante quando manca la fede, quando ci si ricorda che non vivremo per sempre su questa terra, allora qualcosa incomincia a cambiare in ognuno di noi. A una persona del genere mi ha ricordato che alla fine dovrà arrivare un giorno in cui dovrà arrivare in cielo e esprimere un giudizio. Anche questo può riportarlo alla realtà, alla realizzazione della verità. Così dice il Rav Rosenfeld, dice che gridando così ad Hashem dal profondo, Mimamakim karatiha Hashem, vuol dire dalle profondità ti ho chiamato Dio. Hashem, sono molto lontano, sono molto in basso, why, ti chiamo da questo abisso, ti chiamo dal profondo più profondo, ti invoco finché mi aiuti. Oh, mi devi elevare, portarmi a te, ti prego. Ma non ce la faccio, ci sono persone che sono cadute così in basso, dice Rav Rosenfeld, che Rabbeinu Zichronei Brachà li chiama Astara Betoch Astara, hanno fatto anche una canzone, vuol dire il nascosto dentro il nascosto, cioè sono così nel buio che non si rendono conto di essere nel buio del buio. Una persona che sa che per esempio non può rubare, ok, se ha rubato, si sente che poi torna a casa e dice ma ho rubato, ho fatto un peccato, ma chi invece non sa neanche che rubare è un peccato, va a rubare, si sente che è un grande, dice ho fatto una mitzvah oggi, ho rubato quello, why, è una roba fantastica, giusto? Ma ce l'hanno insegnato, siamo cresciuti che Robin Hood era un eroe, giusto? Rubava ai ricchi per dare poi. No, non si ruba né ai ricchi, non è giusto rubare ai piccoli. Cioè il fatto a chi dà i soldi non rende onorevole rubare. No, non si ruba e basta. È un occultamento all'interno di un occultamento. Questo si chiama Astara Shebetoch Astara. Quando questo succede a una persona smette di rendersi conto di aver lasciato la santità, la Gdusha, e non si rende conto che esiste un qualcosa chiamata spiritualità, qualcosa che è chiamato il bene, la voglia di avvicinarmi a Dio. No, non lo sa neanche, pensa di vivere in un mondo normale dove non c'è né fede né religione. La religione è l'oppio dei popoli, a me l'importante è vai su Instagram, su Facebook, ma chi se ne frega, è quello.
una persona del genere è così in basso che nessuno riesce a aiutarlo. Vai a parlargli, quelli mi dicono: ah, gli ho mandato il link, ma non l'ha visto la lezione. No, una persona del genere non, è impossibile aiutarlo. È impossibile per una persona normale aiutarlo a tirarlo fuori da lì. Aval, questo può essere il compito dello tzaddik. Il vero tzaddik può tirarlo su anche da là, perché è per questo che noi ogni volta dobbiamo portare le persone a Uman da Rabbi Nachman, o regalargli i libri di Rabbi Nachman, o parlare le parole senza neanche dire Rabbi Nachman, soltanto dire: no, guarda che devi giudicarti positivamente. Ogni volta prova a parlare con Hashem. Ognuno di noi, parlare con Hashem già ai livelli più elevati, però ognuno di noi deve cercare di collegare le persone allo tzaddik, non a noi. Non stiamo cercando di fare una cosa che colleghiamo a noi, no, collegare sempre allo tzaddik, perché lo tzaddik può tirare fuori le persone più in basso e attaccarle a Dio. Ovviamente non è che lo fa, molti credono, lo tzaddik lo fa, almeno si crea il suo cortile, si dice in ebraico, credo che anche in italiano. No, Rabbi Nachman ha detto che era contro queste robe qui di cortili, perché sono tutti uguali. Quando vai da Rabbi Nachman sono tutti umili, anche il più grande dei rabbini va con la testa giù. Questo è Breslev, non è una roba che devi farti il cortile di allievi. No, il lavoro dello tzaddik è avvicinare le persone, anche quelle più lontane, e poi innalzarli, come si dice, da un lato può elevarsi fino ai cieli superiori, e anche il potere di scendere fino a questo punto più basso. Solo il vero tzaddik può far questo, perché lo può fare per riportare l'uomo più malvagio, portarlo più in alto. Questa è la grandezza di quello che abbiamo detto: chi colba shamai muvarez, quello che c'è in cielo c'è anche in terra. Cosa vuol dire? Che non c'è il limite al cielo, non c'è limite al shamaim, alle vette che lo tzaddik può raggiungere non c'è limite, ma allo stesso modo anche non c'è limite nelle viscere della terra. Lo tzaddik può scendere, può arrivare più in basso, fino ai posti più bassi. Una volta c'è un midrash, l'ho sentito l'altro giorno, non l'ho letto io, è una leggenda, lo diceva Rab Shmaya, che viene ogni anno da Ramat Bali, diceva una cosa, un tzaddik, che hanno fatto vedere a Moshe Rabbeinu, gli hanno fatto vedere, gli hanno fatto vedere le generazioni a venire, gli hanno fatto vedere i malvagi. Allora chiedo: ma perché gli hanno fatto vedere i malvagi delle generazioni? Lui ha pianto, ha detto: ma anche in quei posti ci sarà la Torah Ken. Gli hanno fatto vedere prima i rabbini, quando sentiva i rabbini che parlavano, diceva: ma questi sono i rabbini? Moshe Rabbeinu dice: ma tutto sto casino che ho passato è perché questi studino Torah in questo modo, col Nescafè, c'è, cioè, il tè, c'è, cioè, il cafferino, la briochina, no, non vado a studiare, questi sono i rabbini? E Dio ha detto: che aspetta di vedere chi sono i delinquenti. Non hai neanche idea di cosa sono i delinquenti. Nel momento che ha visto i delinquenti ha detto: wow, rabbini enormi. Per dire che la grandezza dello tzaddik è scendere, scendere. Non è stam arrivare in alto, ci si può chiudere tutti in una yeshiva, studiare le gmarot a memoria, avere il lavoro e uscire e dare la parola buona alle persone che si sentono a pezzi, che sono più in basso possibile, che non hanno speranza. No, questo fa lo tzaddik. E per questo Rabbeinu, Zichrono Livracha, ha iniziato questo libro che si chiama Sichot Aran, proprio con le parole che abbracciano sia il cielo e la terra. Come c'è scritto, che di David Ameller dice: Chiani Yadati Chi Gadol Hashem, vuol dire che io so che Hashem è grandioso. Vuol dire, cosa significa? So che Hashem è grande. Cos'è una persona? Sa, perché viene usata la parola io? Dice Rabbi Nathan, giusto, con Rabbi Nachman, come ho detto prima, lo so e nessun altro lo sa, ma lo so io e non lo sa nessun altro. Rabbi Nachman ci insegna che ogni persona dice queste parole e le intende veramente, perché ogni persona dice: io so. E non posso trasmettere questa conoscenza, non posso trasmetterla a nessun altro, io lo so e non posso trasmetterla. Una persona potrebbe dire di conoscere Hashem, ma le sue parole non hanno senso. Se comincia a meditare, se comincia a riflettere sulla conoscenza, sull'esistenza di Dio, scoprirà che il pensiero che raggiunge è qualcosa che non può essere espresso a parole, non puoi dirlo, ogni parola che dici la materializzi, e quindi è impossibile tradurre il pensiero che ognuno di noi ha, una sfaccettatura diversa, magari con la stessa direzione, della grandezza di Dio. Quindi dice: io so, non posso dirlo neanche a te, ma di questo non posso parlare. E questo punto, io so, significa che sono unico. Questa è fantastica come cosa, come abbiamo detto spesso. Io so vuol dire: io sono unico.
Io sono io che lo so. Come so io la grandezza di Dio? Non la sai tu. E come la sai tu non lo so io. Non esistono due persone allo stesso livello. E ci sono quelli che ti dicono, no, devi credere come me. Perché no, non esiste così. Siamo tutti nella stessa direzione. Ognuno ha bisogno però di conoscere Dio nella sua sfaccettatura. Perché una persona può cantare e ballare che, grazie a Dio, mi si è rotto l'occhiale, ho comprato l'occhiale nuovo. Invece un altro può essere felice che ha fatto $1 milione. Invece l'altro è felice che dopo averlo perso $1 milione ha conosciuto la moglie e così via. Adesso sto facendo esempi materiali per una persona che diventa grata, ma ognuno di noi vede la grandezza di Dio nelle cose che gli succedono tutti i giorni, messaggini. A volte, sai, ti capita, ti siedi con qualcuno e dici, wow, che miracolo mi ha fatto Dio, stavo studiando sta cosa, ho aperto il libro, su quello, esattamente su quello che studiavo, quello ti guarda, sì, è una coincidenza, dai, molla, mi costa robe. E poi lui invece magari gli succede qualcosa e tu gli dici, ah, dai, fratello, è una coincidenza, dai, non fare adesso religioso. E così via, capito? Quindi ognuno di noi è diverso, ognuno di noi, il livello che conosco significa che sono solo io a saperlo. Quando si tratta del tema della conoscenza, ogni persona sa solo una quantità limitata, sa solo poco. Più una persona ha fatto mitzvot, più se abbiamo detto che le mitzvot sono come... mitzvot viene dalla parola etzot, etzot vuol dire consigli. Più una persona fa i consigli come avvicinarsi a lui, si avvicina a Dio, più fa le mitzvot, nachon? E più vicino alla Kadosh Baruch Hu, quanto più è vicino alla Shem, quanto più può dire io lo so in maniera maggiore, no? Perché io faccio la sua volontà. Più una persona fa la volontà, più conosce l'altro, no? Se tu un figlio che sta a casa, prendiamo sempre l'esempio dei figli, un figlio che sta a casa col padre e un figlio che invece è partito quando ha avuto 18 anni, è andato a vivere in America, si rincontrano dopo 20 anni, il figlio, quello che è stato in America, è ovvio che vuol bene al padre, e il figlio però che è stato in casa, è ovvio che vuol bene al padre. Magari l'abbraccio che prende il figlio dopo 20 anni è un abbraccio molto più bello da film, ma il figlio che è stato in casa sa come beve il caffè il papà, sa che ora si sveglia, sa che ora va a dormire, sa cosa ha bisogno durante il giorno, se è un buon figlio ovviamente. Quindi chi conosce di più il padre? Chi gli sta vicino? E Dio ci dà le mitzvot, che abbiamo detto che per gli ebrei sono 613, per i gentili, noi non ebrei, sono sette di Rabbanan, che però sono sette di Noah, le sette mitzvot noachidi, però hanno una marea di sfaccettature. Anche lì ognuno è solo lui che da lì può vedere Dio. Ok, quindi la conoscenza, abbiamo detto che è limitata, quindi ognuno deve cercare di fare più mitzvot possibile per avvicinarsi a lui. Per quanto sappiamo, come poi se Dio vuole ne parliamo uno di sti giorni, delle figlie di Rashi addirittura che si mettevano i tefilin, vuoi di più, vai. Quando sappiamo che Hashem è grande, che cosa possiamo dire veramente della grandezza di Dio? Veramente sai che Dio è grande, cosa puoi dire? Sai, sono quelli che dicono, Edo, ma perché non dici a quello di tornare giù? Posso dirlo io, posso dirlo, come i miracoli che ha fatto a me, posso sedermi e raccontarli, uno torna giù, non credo, non è... È un complimento dire so che Hashem è così grande, che non lo so se è un complimento, è come abbiamo detto prima, noi veniamo e diciamo, Rabbeno è un grande Rabbeno, ma lo dico io, ovvio, lo dice una formica può dire di uno tzaddik è grande, a dire che Hashem è grande, che è persino più ricco dell'uomo, più ricco della terra, è un complimento, dire che Hashem è il più ricco dell'universo, vale qualcosa? Non è affatto un complimento, perché dirlo di Hashem è un'affermazione meschina. Se qualcuno dicesse che Hashem è così forte che può sradicare le montagne, anche questa sarebbe una roba meschina. Così diceva Rosenfeld, diceva Dio è così forte, può ribaltare, può fermare un vulcano. Bella lì, non gli hai fatto un complimento. È un'affermazione bassa. Perché non lo puoi dire di Hashem, perché tutta, o qualsiasi cosa dici non ha senso. Quindi come si può allora parlare della grandezza di Dio? Come puoi
Asil Re David, che tra l'altro abbiamo appena pubblicato un libro, messo su Amazon un libro di storie. Chi l'ha preso, che lascia un bel review e che ci dica se vede delle pagine con qualche errore, cosa, perché poi su Amazon lo puoi ricaricare e messo in un modo, cioè correggere gli errori e metterlo a posto. Quindi anche quello ci aiuta. Come puoi parlare della grandezza di Dio? Davida Meller ci dice che il modo per parlare è Lecha Dumia Teila. Lecha Dumia Teila vuol dire il più grande tributo, la più grande cosa che puoi dire ad Hashem è Dumia, silenzio. Perché qualsiasi parola dici sottrae dalla sua grandezza. Per chi vuole vederlo, è scritto nei Teilim 65.2, così dice Rav Rosenfeld sempre. 65.2 c'è scritto Lecha Dumia Teila, vuol dire il silenzio è la vera lode, il silenzio è la vera lode per Dio. Se è così, capiamo perché Davide Amelech ha detto Chiani Adati, vuol dire io sapevo, lo so ma non posso parlare, lo sapevo, perché dice lo sapevo ma non lo posso dire, non posso parlare, ogni parola che dico viene fuori in forma fisica e quindi sminuisce la vera lode, la vera grandezza che posso dire a Dio. Quindi posso pensarlo, ma non posso dirlo. Hashem è così grande che la sua grandezza è innominabile. Anche il più grande tzaddik che è esistito e che esisterà sulla terra dirà Niadati. Io lo posso sapere, ma non posso parlarne. Questo significa che arriviamo al punto oltre ogni concezione. Ok? Quindi Rabbeinu Zichrono Livracha dice che a questo fatto Hashem è così grande, molto al di sopra del tipo ordinario di creazione di questo mondo, e Hashem è così al di sopra degli angeli nella parte superiore dei cieli che punta, che la punta, abbiamo detto, dell'angelo più piccolo e più grande dell'intero universo e tutti i suoi pianeti. Quindi quando arriviamo all'angelo successivo sopra di lui, il piede dell'angelo è più grande dell'intero angelo sottostante e più di tutto l'universo dove abita, quindi andiamo sempre più in alto, sempre più neanche dir gigante, è una misura che è innominabile per noi, non possiamo neanche nominarlo. Soprattutto HaKadosh Baruch Hu regna supremo su tutta questa schiera potentissima di angeli celesti, con tutti questi potenti angeli nei cieli. Hashem non trae nessun godimento dal loro servizio, perché li ha creati così, dei robotini, come se tu prendi un robot che entri in casa, ogni volta che entri in casa fa così, wow, sei un grande, Edo sei un grande, Edo sei un grande, Edo sei un grande, e dopo un po' lo spegni, dici, oh, staccati, basta, giusto? Il piacere di Dio, chi viechol, per dire, giusto? Deriva dal servizio che questo piccolo essere umano gli degna sulla terra. Perché è così? Perché il piacere avviene quando hai qualcuno che ha libera scelta, può servire Dio, può servire i piaceri di questa terra, e lui sceglie Dio, sceglie di credere in Dio. Wow, questo è molto più grande del più potente degli angeli che non ha scelta. Perché non ha scelta? Perché l'angelo vede quello che noi non possiamo vedere. C'è scritto ci sono angeli che sudano gocce di fuoco dal timore, dalla paura, perché vedono i mondi più elevati, vedono. Se ci fosse dato il privilegio dell'apertura del cielo, così, oh! Se potessimo vedere cosa sta succedendo adesso in paradiso, potremmo vedere il Gan Eden, giusto? Se vedessimo le meraviglie del cielo, non avremmo scelta se servire Dio o meno. Perché conosci la verità, come abbiamo detto diverse volte, vedere non vuol dire credere. Credere quando non hai visto. Se hai visto, non credi. Hai visto. È già saggezza, giusto? Non hai scelta. È per quello che Dio non ci fa vedere i miracoli espliciti. Quando una volta ha fatto vedere i miracoli con le 10 Makot, vuol dire le 10 piaghe, lascia stare che ci sono persone che provano a spiegarle secondo la natura, vedete? Ha aperto il mare, da allora basta, noi ci basta, fino a quando arriva il Messia, che c'è scritto che vedremo miracoli ancora più grandi di quelli dell'uscita dall'Egitto, se Dio vuole, fino ad allora, a noi ci basta quello, non c'è problema, ci bastano i miracoli nascosti. Quindi il fatto che scegliamo, tuttavia, di credere e servire Dio, senza vederlo, con la sola fede,
significa veramente servire Hashem. Soltanto, come abbiamo visto, nel periodo, quello prima dell'arrivo del Mashiach, se Dio vuole, prima dell'arrivo del Messia, c'è scritto che la fede sarà una cosa così umiliata, così presa in giro, che chiunque crede è come, la Risa dice, arrampicarsi sui palazzi fatti di marmo, lisci, cioè come se ti arrampichi su e non hai niente su cui attaccarti. Fai te, soltanto credere, non ti dice hai fatto, non hai fatto, quello è tutto un bonus. Soltanto credere, anche se Hashem è così esaltato, elevato, al di sopra, al di là di tutti questi livelli della creazione, egli comunque vuole il servizio di noi mortali sulla terra. Vuole che un ebreo metta i tefilin e vuole che un Ben Noach si sbatte per far sì che ci sono dei tribunali, che non ruba, che ha un negozio e può alzare il prezzo se arriva un turista, e non lo fa. Che non tratta male un animale, piuttosto che non hai dei rapporti di incesti, gliene frega una marea. E fai una brachà, vai al tempio, leggi un salmo, eviti delle tentazioni proibite, ogni cosa così, a Dio gliene frega un botto. E questo è il servizio ad Hashem, che Hashem vuole. Anche se non possiamo parlare della grandezza di Dio, nella mente e nel cuore possiamo servire Hashem. Lo puoi servire nella testa e nel cuore. Come mai? Perché se servendo Hashem con desiderio, con passione, con desiderio di avvicinarsi a Lui, questo desiderio ardente, più ardente, è il vero servizio a Dio, è voler avvicinarsi a Lui, è più di qualsiasi altra cosa. Ci sono quelli che dicono, ah sai, sono riuscito, ho portato questo, ho aiutato 1000 persone qua, 500 qua, un botto di volte, non dico sempre, però la maggior parte delle volte le persone fanno queste grosse mitzvot perché credono che Dio le aspetta in cielo con il libretto degli assegni, ah hai fatto così, ah adesso prendi quello. Non è niente come... c'era una storia, me la ricordava il Rebbe l'altro giorno qua sotto casa, mi diceva, c'è una persona che è una storia, una parabola, c'era una persona che è arrivato uno e ha detto, guarda, devo comprare una medicina per mio padre che sta malissimo, mi mancano 3 shekel, 4 shekel, 1 euro, e lui gli ha dato 1 euro. Invece c'è un altro che dice, guarda, c'è questo qui che deve andare a fare un'operazione, ah, servono 100.000 euro, questo gli ha dato 30-40.000 euro. Quando arriverà in cielo, quello che ha dato 3 euro è possibile che è ancora più in alto di quello che ha dato 30.000 euro. Allora quello dice, ah, ma io ho dato 30.000 euro, quello ha dato 1 euro. Sì, però lui con 1 euro ha salvato una vita. Tu con 30.000 euro hai fatto una parte, potevi dar di più, non l'hai fatto. Su vedono ogni cosa come la facciamo. Ma la cosa che è più importante su è la voglia, la volontà, quanto una persona vuole. Può essere che sei nei peccati e tutto, però continua a dire, Hashem, io voglio star con te. Questo desiderio ardente è il vero servizio in Hashem. As Rabbeinu, Zichrono Livracha, Rabbi Nachman ben Simcha ben Fenghe, dice che una persona deve sempre sforzarsi per essere un servo di Dio. Cosa vuol dire? Sempre aver voglia di star vicino a Lui. Ok? Questo vuol dire sempre sforzarsi di aver voglia di star con Lui. Quando ricordiamo la storia della vita di Rabbi Nachman, Tutte le volte che andava a fare il bodedut, vuol dire a parlare con Hashem, tutte le sue preghiere chiedevano fortemente o fondamentalmente, Hashem ti imploro, ti prego, ti prego, ti prego, portami vicino al tuo servizio, portami vicino a te, ti prego, elevami sempre più in alto. Questo è quello che chiedeva con semplicità. Questa è la vita di Rabbi Nachman, questa è la vita di Rabbi Nachman che è salito sempre più in alto nei cieli, finché è diventato sempre più santo, più puro. E questo dovrebbe essere il servizio di ognuno di noi. Non ci aspettiamo di andare sopra la luna, le stelle, i cieli, più in alto, no? Vogliamo essere più puri, vogliamo avvicinarci alla purezza. Ogni parola della Torah che diciamo è la parola di Dio. Ogni parola della Torah è pura, è santa, è vera. Non importa quanto una persona possa pensare di essere un grande scienziato, un grande dottore, un grande psicologo, non puoi mai, mai osare contraddire neanche solo una parola della Torah. Può essere lo scienziato più grande del mondo. Se qualcuno lo fa, sappiamo che la sua parola è falsa,
È falsa, è per quello che noi non accettiamo nessuno che viene e viene e dice: ah, io sono un profeta, devi lasciare la Torah. No, appena dici che devi lasciare la Torah, per noi non hai perso proprio la cognizione, perché stai andando contro la parola di Dio, stai andando contro la sua parola, che è la verità. Quindi chi va contro la verità cos'è? Il contrario, è falso, non è una mezza verità, è falso. È falso. Quindi la vera verità è la parola di Dio. Quindi troviamo una questione di grande pericolo, al punto che la Gemara addirittura dice il suo pericolo è sopra ogni atto. Dov'è che lo dice? Per chi vuole andare a vedere una Gemara, oggi sono in Sanedrin a 102, pagina 102 a Mudale. Così porta Rav Rosenberg, io non me la ricordo questa Gemara, però Bezrat Hashem, andiamo a vederla, ci fidiamo, diciamo. C'è scritto che se c'è una punizione per un atto peccaminoso, nessuno può paragonarsi a questa punizione. Di che peccato si tratta? Aspetta, ce l'ho qua. Sanedrin, no. C'è una mitzvah che una persona deve essere felice e rallegrarsi. È una mitzvah evitare la tristezza, evitare uno stato mentale depressivo. È una mitzvah. Per quanto sia una mitzvah, essere felice in ogni momento, così ci insegna Rabbi Nachman Melikutei Moran Melikutei Tinian al numero 24, fare una battuta, prendere in giro, fare uno scherzo su Dio, sulla Torah, è un peccato gravissimo. Anche questo è scritto di Kutei Moran Tiniana, sempre però 44, è un peccato gravissimo. La Gemara dice che un angelo potente viene creato dall'atto di un ebreo che compie una mitzvah, e niente può distruggere quell'angelo, niente lo può distruggere, perché quella mitzvah rimane con la persona per tutto il tempo. Quindi se commette un peccato viene punito, ma la sua mitzvah rimane comunque. Un peccato non può estinguersi da solo. C'è una cosa che può, come abbiamo detto prima, kivi e chol, vuol dire, per così dire, estinguere una mitzvah, ed è prendersi gioco di qualcosa di sacro. Questa è l'unica cosa che può cancellare una mitzvah che hai fatto. Così c'è scritto Bemasechet Avodah Zarah, vuol dire il trattato di Avodah Zarah, di idolatria, a pagina 18b. Chi vuole andare a vederlo? È terribile, quelli che deridono Rove, è terribile. Il Rav Rosenfeld dice che quando era molto giovane, da bambino, suo padre era molto severo e molto puro, così. Aveva l'espressione di un vero tzaddik, così serio. E soprattutto a tavola di Shabbat sembrava un principe. E quando si trattava di qualsiasi cosa che avesse a che fare con lo scherzo, dice Rav Rosenfeld, suo padre diceva: stai attento. Nessuno scherzo, che neanche una malapena sia mai arrivi vicino a Dio, perché nessuna barzelletta che va contro Dio, perché così gli metti dentro, sia da quando sono piccoli, dall'infanzia, la consapevolezza del pericolo che questo comporta. Per questo, non perché uno ha fatto una barzelletta, uno arriva in cielo, Dio gli dice così. No, il punto è ti allontani e sei consapevole: io di Dio non voglio parlare, non voglio scherzare. Perché? Perché chi agisce in modo, come si può dire, frivolo, deve stare molto attento a diventare il rischio fatale di fare uno scherzo su Dio, di scherzare su Dio, o sulle parole di Dio. Questa è una cosa che deve essere sempre tenuta veramente seriamente in testa, così dice Rav Rosenfeld. Quello che è vero, secondo le regole della Kabbalah, secondo le 10 sfirot, è che ci sono tre sfirot superiori, l'abbiamo detto anche altre volte, che riguardano la mente. Detto Chochmah, Binah, Vedat, qua dietro, e poi le 7 inferiori, ok? Che riguardano l'azione, che è il livello un più basso. In questi sette il punto più basso si chiama Malchut, vuol dire il regno, che è considerato il potere della parola. I tre superiori sono Chochmah, Binah e Dat, sono molto diversi da quelli inferiori. Invece quella, la sfiracola più bassa, che è la Malchut, che abbiamo detto Malchut Peh, vuol dire che è la bocca, è anche chiamata Emunah, viene chiamata fede. Non esiste nessuna connessione tra la sfira superiore e quella
inferiore nel vero senso della parola, non sono la stessa cosa, sono infatti mega distanti una dall'altra, no? Per passare dall'uno all'altro devi passare l'intera gamma di Sfirot, e quindi anche se l'uno deriva dall'altro, perché senza entrare nei dettagli, sono completamente diverse. La Yedia vuol dire la conoscenza, significa che una persona conosce effettivamente una certa cosa. Invece la Emunah, che è nella Malchut, abbiamo detto che è qualcosa che una persona non conosce, è la fede, una persona non conosce. Una volta che lo sa, non è più fede. Qui Rabbi Nachman di nuovo cita David Ameller, che dice: so che Hashem è grande, la parte che conosco è solo nella mia mente, non posso dirla. Perché non posso parlarne? Perché la Malchut è Emunah, se te lo dico hai la consapevolezza, non è più fede. Lo Zohar, che è il libro della mistica, che è sacro, dice che questa Yedia, vuol dire questa consapevolezza in Dio, è qualcosa che una persona può apprezzare e valutare solo nel suo cuore e nella sua mente. Solo nel cuore e nella mente, che abbiamo detto che è tutto il lavoro. Vuol dire che Moshe è venuto e ha dato la Torah per darla nel cervello, per tirarla giù al cuore. Questo è il lavoro che dobbiamo fare. È impossibile trasferire a qualcun altro e discuterne. Una persona dovrebbe sforzarsi di aumentare la propria conoscenza in Hashem, studiando Torah, facendo le mitzvot, per andare sempre in alto attraverso il trampolino di lancio che si chiama Emunah, che è la fede. Il primo passo è avere fede. Il primo passo è solo avere fede. E solo allora una persona passa a livello successivo per raggiungere questa conoscenza. Infatti, se tu vedi, il primo dei comandamenti è quello, che lo studiamo questa settimana, ed è anche la prima delle mitzvot dei Bnei Noach. Quindi vuol dire che tutta l'umanità, la prima mitzvah, è credere che esiste un Dio e che è uno. Laila Tov, buonanotte o buongiorno a chi lo vede dopo.